di caffè, capito? Uno si fa una trasfusione di caffè. Allora, no, vieni io qua adesso... che ti presento Giuseppe D'Addio. Giuseppe. Buongiorno. Che invece non ci ha detto addio, ma è tornato. Buongiorno. Anche. Lui grazie è docente, per l'invito intanto. Lui è professore. No, mi raccomando, mamma, segna la ricetta da casa, per favore, che io lo voglio rifare. Oggi il tiramisù classico, ma tutte le declinazioni del tiramisù. Una cosa fantastica. Maestro, cosa stai facendo? Che poi cominciamo a dare gli ingredienti. Beh, sto sbattendo lo zabaione, che è la base importante di tuorli e zucchero da abbinare al mascarpone ed al caffè per stratificare il nostro tiramisù. Bravo Giuseppe, ti faccio subito una domanda. Possiamo prendere le uova e separare l'albume, certo, con il tuorlo, va bene? Qui tratti solo di tuorlo. Altrimenti da un po' di tempo in commercio si trovano già gli albumi, che quindi sono già pastorizzati. Perfetto. Invece tu come fai? Cioè, io prendo le uova fresche di gallina, le uova fresche, le pastorizzo in microonde insieme allo zucchero e poi le monto per ottenere questo effetto spumoso, ma soprattutto in estate l'uovo diventa sicuro. Va bene. È importante. È molto importante. E se uno non ha il microonde? Lo può fare a bagnomaria fino ad arrivare a una temperatura di 80 gradi, prima dell'ebollizione. Diamo un'indicazione dove tutti ci possiamo prima arrivare prima dell'ebollizione, perché sennò comincia a sofisticare. Comincia a solidificare. Comincia poi anche a fare una strapazzata che non è certo, è certo. Allora, per quanto riguarda invece la bagna, i savoiardi vanno inzuppati vanno nel caffè. Vanno imbibiti, quindi inzuppati nel caffè. E noi abbiamo questa bellissima macchinetta napoletana dove il caffè bollente va a cadere sullo zucchero e grazie al calore si scioglie lo zucchero. Già la moca, la caffettiera, ci dà un caffè che non è troppo carico, anche se a Napoli sono cultori anche del caffè. Caffè però arabico. Il caffè deve essere abbastanza scarico, cioè non troppo forte, ma tanto la macchinetta ce l'ho già, il caffè ce l'ho da diluito, già come caffè deve allungato essere. E al limite, se dovesse essere ancora troppo carico, si può fare uno sciroppo di zucchero per renderlo ancora più diluito. Intanto copriamolo, così lo non copri, volatilizza il profumo del caffè. Bravo. E lo mettiamo qui, e lo teniamo ce lo a credito qua per la preparazione. Quindi praticamente abbiamo il caffè semplicemente con lo zucchero, con il calore lo zucchero si è sciolto e abbiamo la base zabaione. Adesso vi leggo tutti gli ingredienti per fare un tiramisù come si deve. È vero che ognuno di noi è talmente appassionato che ognuno ha la propria versione. Sì. Guarda, tiramisù, che... parmigiana, bravo, il ragù, quello di mia mamma è buono, quello della la tua mamma la carbonara, la matriciana, ma sono, cioè, sono quelle cose che poi ognuno... che non hanno bisogno di traduzione. Se la aggiusta come vuole. Però il tiramisù è questo. Ingredienti per 8 persone. Fate la fotografia, amici. Tuorli 150 grammi, zucchero 180 grammi, panna fresca 350 grammi, caffè espresso, una macchinetta grande, comunque 20 ml, mascarpone 300 grammi. Per la bagna abbiamo il caffè espresso 150, abbiamo detto, ml, e lo zucchero 100 grammi. Come procediamo? Bene, allora aggiungiamo al mascarpone ancora un po' di caffè. Questa è una mia personalizzazione, c'è ancora chi ci mette del marsala o un vino liquoroso come il passito per dare ancora questa nota alcolica. Ma ripeto, è una mia personalizzazione. Vedete che poi ognuno si sbizzarrisce, perché sono delle preparazioni talmente popolari che poi ognuno ha il proprio tocco magico, diciamo così, per renderlo esclusivo. Ma te guarda com'è semplice. Allora, ho stemperato il mascarpone con il caffè. Aggiungo la panna semimontata, quindi a becco. Sì. Perfetto, in modo tale che non fai grumi. La panna è semplice e zuccherata, possiamo usare quella che compriamo già. La panna 35% di materia grassa, quindi è una panna neutra che si zucchera con il valore di Brix contenente all'interno dello zabaione. Perfetto. Quindi lo zucchero lo troviamo all'interno dello zabaione. Voilà. Già finita, guarda Alessandro, guarda. Quindi lo zabaione che è stato montato opportunamente viene aggiunto al composto. Quindi una massa sicuramente grassa ma anche ariosa, cioè è ricca di bolle d'aria, bolle d'aria dal mascarpone e anche dalla panna montata. Quindi un tiramisù sicuramente più leggero da un punto di vista palatabile. Comincia a lavorarmelo eccolo, un attimo, ecco il movimento sempre dal basso. Certo, dobbiamo cercare di non perdere l'aria, questo è il movimento corretto. Bellissimo. Che noi pasticcieri dobbiamo esercitare. E adesso, per la gioia di tutti, anche della mia amica socia Greta Mauro, andiamo da Titti, Titti da Toma. Ciao Titti! Ciao! Bene,
e adesso ho bisogno un po' della tua collaborazione. Ma sei veramente un professore. Mi dovresti aspetta perché devo dare gli ingredienti per quanto riguarda i savoiardi. Intanto inizio gli albumi 350 grammi, lo zucchero 125 grammi, i tuorli 100 grammi, la farina 125 grammi. Sembrano le estrazioni del lotto. Sergio Cremo, sì. Allora ho bisogno di te, sì. Mi dovresti versare a pioggia questa farina. Questo è il cuop, ti ricordi? Perché una volta scorsa. O cuop. È un cuop di mare o un cuop di terra? In questo caso è neutro. Vai, allora, versa qui a pioggia. A pioggia. Perfetto, ok. In modo che mi dai la possibilità di incorporare la farina a questa area. Che piove sulle farine salmastre. Sì, è anche più veloce, Alessandro, i tempi televisivi sono un po' tiranni, lo so, e noi dobbiamo cercare di... Però io sono figlio, nipote di pasticcere. Quindi la tecnica è la strada maestra in questo caso. Bellissima questa. Va bene così. Benissimo, hai versato tutta la farina e io sono pronto con la massa. Vedete, okay. L'ha appena assorbita tutta, non mi resta che metterlo all'interno della tasca del pasticcere e dressare i nostri savoiardi. Voilà. Questa la diamo al gatto. Questa la mettiamo qui. Vedete, di qua. È bella montata. Bene. Vedi? Quindi non dobbiamo nemmeno amalgamarla più di tanto. No, perché non devo perdere aria, no? Perfetto. Guarda. Poi placchetta. Placchetta. Carta da forno. Per evitare che si attacchino. Grande. E vado a dressare, togliamo l'aria. Sì. Perfetto. E vado a dressare i savoiardi in questo modo. Questo è il risultato di una bellissima montata. Come potete vedere, rimangono, non si accasciano. Delle belle striscette. Quindi vai, belle strisce. Vai. Fai ancora. Perfetto. Completiamo la fila. Ok. Mancano 3 minuti. E quindi dobbiamo essere pronti per far vedere sia il tiramisù tradizionale, certo, che è quello che stiamo celebrando oggi, ma anche le varie varianti che sono là, e poi me le spupazzo tutte insieme a Greta Mauro. Abbiamo anche un gusto estivo che te l'ho dedicato, poi dopo ti spiego. Grazie. Ecco, vado a mettere sui nostri savoiardi prima lo zucchero semolato, molto che importante, ha una granulometria più grossa, sì, e poi vado a glassare con un passino dello zucchero a velo. Perché così fa la caramellizzazione. Fa la caramellizzazione. Adesso facciamogli vedere agli amici a casa. Guardate, eccoli che spettacolo. Qua. Guardate che... Quanto eccoli. Devono stare? Forno? 180 gradi per 10 minuti. Statico, ventilato? Ventilato, mi raccomando, il forno preriscaldato. Posso? Valla a sistemare, eccolo, perché ora dobbiamo comporre il tiramisù. Andiamo. Eccoci qua. La mise en place è pronta. Una pirofila. Ti prendo Prendiamo il caffè. I nostri tiramisù. Sì. Ecco, i savoiardi. Passami il caffè cortesemente. Passo il caffè. Bellissimo. Si è mantenuto bello caldino. Bellissimo. E ha mantenuto tutta la sua fragranza. Ecco i savoiardi. Il tuffo. Guarda, imbibire. Un attimo. Come si fa anche con le friselle. Ah, un altro poco. Piatto estivo, no? Friselle, giù, pomodoro. E via. Perfetto. Giù e via. Vai. Vammi a comporre tutta la stratificazione. Bravi. Si è scelto la pirofila dove entrano proprio due file. Questo di è formato. Ma te quanta porzione ne mangeresti? Per me questa che stai preparando è sufficiente. Ah, c'è il mio amico Tommaso che viene in palestra con me, la mangerebbe tutte cucchiate. Poi c'è il nostro istruttore che ci picchia, dice, per smaltire tutto questo tiramisù. Però noi siamo golosi. Bravo, andiamo! Eccoci. Ecco la crema ottenuta al mascarpone. Mamma mia, vado una cosa a stratificare. Ma te le gocce di cioccolato ce le vuoi mettere? Oppure... Io ce le metterei. Okay, come diceva Totò, abundandis in abundandum. Eccolo qua, vado a stratificare. Mi raccomando, distribuite bene. Bene. Voilà. Okay. Possiamo usare solo i savoiardi, altri tipi di biscotti? Ma si può utilizzare un pan di Spagna o anche un altro biscotto leggermente alveolato, ciò vale a dire morbidino, ma anche un po' invecchiato magari da qualche giorno di produzione. Non ce la facciamo a fare un altro strato? Non ce la facciamo? Okay. Ecco, allora fammi potrei completare, sì, farti vedere questo qua che viene glassato, okay, di cacao. Sì. Vado a mettere dei chicchi di caffè. Bravo. Eccolo, ma io ne ho uno già pronto proprio allora per omaggiarti e fai godere questo a tutto i il pubblico, direi uno mattina. Eccolo io credo qua. Che Mettilo sia qua. Uno dei dolci più importanti che rappresenta il Made in Italy per eccellenza. Qua.
alcune varianti con... Ecco, questo è quello che ti dedico, caro Alessandro, quello al limone, una trasparenza di tiramisù al limone e fragole. So che ti piacciono tantissimo le fragole. Fantastico. E te l'ho dedicato. Questo invece alla nocciola con un pralinato di mandorle e cioccolato. Mamma mia. E quest'altro è quello al pistacchio. Mamma mia. E questo? E con questo la mandorla? Invece è caffè, mandorla e grue di cacao. Sei talmente bravo che sei vergognoso. Veramente. Titti, ciao! Grazie, ciao Titti! Grazie. Grazie a Peppe. Grazie. Complimenti, maestro Domenico Marocchi.